PR oppure player sì, che sono già nel PR. Tutti quindi... quelli che giocano, sì, esatto. Sul serio. A parte forse Beppino, che però non sta manco sì. in Sicilia, vabbè, ci sì. sono praticamente tutti. Sì, sì. Quindi sì. alla fine la si piace solo la maggior parte. Sì, infatti, no. Solitamente poi comunque secondo me, a mio avviso, 16 è un buon numero per fare un torneo, è proprio il numero. Certo, perché così almeno tutti giocano, fanno almeno sì, una partita. Sì, vabbè, comunque. Forse siamo più di 16 addirittura, sì. forse proprio 18, non lo so, però comunque il numero di player c'è alla fine. Sì, vabbè, onesto, ci può stare, non è niente di troppo grave. Sì. Vabbè, allora comunque si parte direttamente con Lore che cerca di mantenere questo stage control con una grossa read già dal momento, riesce a tenere Dani al ledge, che non è facile, visto che comunque Meta Knight ha diverse opzioni per stallare, cambiare, skippare il disadvantage, o lo insegue fino all'inferno con... Vediamo qui, comunque nel frattempo Lore ha fatto un sacco di danno con questi aerial, pure abbastanza grandi. Penso che la difficoltà soprattutto per Ness in questo matchup sia il disadvantage, appunto, perché sì. può essere abusato tranquillamente. L'offstage, sì sì. Oppure il fatto che sia pure abbastanza floaty, subisce molto, soffre molto il combo. Combo di Meta Knight. Lì ha trovato una grab che Dani aveva visto tipo 3 anni fa. Tanto l'up smash un pochettino non ancora kill, ma bellissimo, bello. Bellissimo reverse. Allora è molto bravo comunque a usare comunque Ness, ha dei bottoni forti, sì, sì. bravo a usarli. Poi ha labbato tantissimo queste combo, l'ho visto che comunque ce l'ha proprio sì. un po' molto bravo a piazzare sempre questi fair per evitare che Meta Knight lo edge guardi, quindi annullare diciamo la win condition di Dani. Ancora un altro un'altra combo stilosa con il magnet. Qua non tecca però. Tecca comunque. Penso che la cosa migliore per Ness in questo matchup sia il fatto che abbia hitbox più grosse, che comunque riescono a contestare tranquillamente il gioco di Meta Knight. Auto shield forte per contrastare la mancanza di range. Lo può killare presto. Esatto, Nair. Vediamo qua, ancora cerca. Perché alla fine giocano un pochettino allo stesso gioco, si devono correre addosso e provano entrambi l'ha a. Preso. Però qua. L'ha preso bene. Però ma non abbastanza. Forse. Non era ancora percentuale. È pazzo reverso. Non so se hai visto giocare Micheleo da poco con Meta Knight. Sì. Però quel Meta Knight è assurdo. Sì, è sì, troppo sì, bello da vedere, soprattutto con questi down air, sì, come sì, di piazza pure. Come appena fatto Dunk, sì, d'altronde, sì, però sì. mi piace troppo come. Quel down air era sneaky, era proprio un po' infame. Sì, l'ha sì, messo là difficile da attaccare. Oh, mamma mia, è morto, è morto e basta, sì. Bello, mamma bello, mia, bellissimo, bello. Il bridge. È bello, il bridge. E quando la ladder non funziona si crea i ponzi. Sì, si crea i ponzi. Dani prende una stock con niente. Stiamo parlando di quanto fosse un point, Lore, con le sue combo. Intanto Dani mette una zero to death in mezzo. Sì, va troppo a ridere. Anche dall'altro lato c'è tipo tutti quanti. Easter egg. Quindi sì, Dani, Lore intanto comunque manteneva il ritmo secondo me sì, della partita. Sì, mamma mia, a parte per l'ultima stock che è stata presa a zero, comunque si vedeva che riusciva tranquillamente a contestare tutto quello che gli tirava addosso Dani. A voglia. Dai, vediamo. Comunque sì, appunto, ancora partita apertissima, best of five, si rimane su Small Battlefield, qua cerca di avviare qualcosa con i magnet, raccogliere percentuale, ma si fanno solo 10%. Guarda quel danno. Sì, sì. Non devi stare nella traiettoria di quel PK Fire sopra sì, quella piattaforma. Soprattutto quando è sopra piattaforma, esatto. Non puoi lanciare sempre la stessa traiettoria. Se stai proprio al lato della piattaforma ti prenderà quasi sicuramente. Se sei lì vuol dire che te lo vuoi prendere. E in S poi lo proveranno sempre. Invece se stai sotto sì. non è che può fare molto. Anche infatti. Perché con cosa batte il rapido. Sotto, sì. lontano. Comunque è una mossa che gli guadagna spazio. Aspetta un air dodge, ma Dani ha 5 salti e stalla la situazione. Bellissimo. Poi ma l'uso dei magnet. Oh, in ritardo, forse era true. Forse è morto? Forse è morto. È mortissimo. Madonna, metà stage pure. Deve freddo niente. Sembrava la DI sbagliata, ma credo sì, che fosse sì, giusta. No, basta, sì, sì. Down throw, DI interna, riesce a prendere ben 2 fair. È una buona percentuale. Lo prova a chiudere Dani, resetta il neutral. Oh, se per ora che non riesce a prendere questa stock, anche perché è abbastanza difficile, a parte se avesse preso quella up B. Però guarda, Lore nel frattempo sta riuscendo a sopravvivere tranquillamente, si tiene un pochettino a distanza ed entra solamente quando ce n'è di bisogno. Sì, molto bravo anche a reversare. Bellissimo, bellissima recovery, però la può contestare. Edgeguard ancora meglio della recovery, vediamo. Oh, pazzo, dai, ci sta però, dai, sì, un bel trade, 40%. Ma ha preso un casino di danni sì. per fare sta cosa. 40%, però alla fine ha killato. Ne è valsa la pena. Beh, è strano che la prima volta non abbia tradeato, cioè...
ci sta, bellissimo. Giusto, il get up attack, adesso Dani sull'offensiva, quanti reversal da parte di loro e mette sempre quel hitbox, tipo, dove va? Ah, peccato, ci stava tantissimo lì l'up smash, però non lo prendeva. Ok, adesso in percentuale, non più, vediamo, Dani aspetta un'opzione aggressiva. Oh, morto, mi sa. No, bellissimo, no, questo torna, Edward. Non torna! Mamma mia, non torna! Quello di cui stavo parlando, esatto, prima, se non si ritrova con il salto è abbastanza finito lì. Ma Dani clean senza paura del PK Thunder. Sì, al massimo dico, era già 120%, esatto, se viene colpito tanto muore lo stesso. Esatto. Comunque se mantieni basso, gli hai giù, lo knockback diminuisce notevolmente e puoi teccarlo, e puoi teccarlo anche a percentuali ridicole. No, sì, io non lo sapevo, sì, devi, pensavo ti mandasse subito in teccato. Devi tenere premuto giù e la percentuale aumenta di tantissimo. Pazzesco, sì, no, sì, no, sì, non lo sapevo proprio. Buon a sapersi, la prossima volta che gioco contro Ness, certo, no, è importantissimo. È importante, poi. Ancora. Qua però Meta Knight anch'io, Dani ha preso il controllo del game. Anche i Dani. Oh. Però qui mi conviene molto di più arduggiare, esattamente. Chiuso Lore, comunque con questi back air leggermente ripetitivo, Dani non ci casca più, e anzi, bellissimo. Quasi successo. Morto, vediamo se riesce a chiudere adesso il game. Qua ha sbagliato proprio. Però alto, arriva il down air. Beh, perfetto, non ha nemmeno preso il trade. Morto e basta. Credo che questo sia un matchup break. Sì, questo è proprio... un problemino per Lore. Sì, penso che Lore deve iniziare un pochettino a recuperare più verticale. Non solo quello, però come hai visto prima, usa un po' troppo, usa in maniera un pochettino inutile il salto. Sì, quando è la sua risorsa più importante, sì, ovviamente. Se perde quel salto, per esempio, è morto. Prima l'hai visto che l'ha usato quando poteva tranquillamente tornare sullo stage. Esatto. Ed è rimasto off stage senza salto. Non è facile, ma. Sì, però. Sicuramente penso che la prima cosa quando impari un personaggio del genere è imparare a ricoverare. Assolutamente. A ricoverarsi. Sì. A tornare sullo stage. A ricoverare. Ok, si riparte. Drag down, dash attack, sempre i classici 33% di Lore, che cerca di pushare ancora di più questo advantage, ci riesce. Grab che non si può fare in quella situazione. Lasciato via però qui. Sì, bellissimo, sì. Ok, prova da. A cercare il tech chase oppure c'è la ladder, basta. C'è, ma c'è arrivato. Ok, la mando dall'altro. Sì, penso che. Ok, ancora Lore. Comunque, intanto, questi game sempre abbiamo un Lore in vantaggio che poi si fa cringiare alla fine. Sì, quindi, poi tranquillamente penso che possa vincere tranquillamente questo game, considerando quello che è riuscito a fare prima. Sì, evitando appunto, mix upando forse la recovery leggermente, potrebbe spiazzare Dani. Comunque. Quel personaggio non di solito capitalizza sempre off stage, sì, la maggior parte dei casi. Oh, ecco, che è morto. Questo è true. Oh, non è mio, muore. Per poco, forse per 1%, 2%. Dani lo sa. Qua ha sbagliato. Cioè, a provare a reversare subito la situazione. Quando impazienza. Ancora. Ecco, un'altra cosa che ho notato di Lore, anche quando ci ho giocato contro, che è molto molto aggressivo. Cerca sempre il reversal, quando molte volte gli converrebbe solamente resettare la situazione. Sì, questo assolutamente. Un'altra ladder, Dani non riesce a concludere, ma continua la pressure. Lore riesce a mettere il reversal solitamente in queste situazioni, è riuscito sempre a riprendere la stock abbastanza in fretta. Sì. Ma questa volta... E alla fine, considerando pure come abbiamo visto prima, che anche una back throw potrebbe killare in questa situazione, vediamo. Oppure qualsiasi hitbox di. Tipo adesso tiro una bella smash, però dai, è funzionato lo stesso. Sì, certo. Io non avrei rischiato di provare la B non avrebbe portato a molto. Anche perché dico non avrebbe sicuramente killato. Forse pensava di prendere un pochettino, di spremere un pochettino di danni in più da quella stock, sì, però sì, non ha funzionato. Comunque spesso Lore entra nel range di danni, che comunque rimane magari a volte fermo per un attimo. Dice ok, vieni qua. Sì, lui letteralmente. Lui ci va e danni prende l'advantage. Cioè, molto semplice. E qui perché senza salto. È brutta. Oh, no, aspetta, forse torna. Oh, vediamo. Peccato, sì. Peccato. È difficile quel recupero. Sì. Chissà come sarebbe finito. Ok, adesso. Dai, io ci credo nel comeback. Sì, però qua quando Dani ha questo vantaggio si chiude, diciamo, un po' il riccio. Ancora down tilt, cerca di mettere un altro dash attack con il whiff punch. Dani sta giocando la sua arma principale. Sì. Poi veramente ha un potenziale di camping molto molto. Ah, Madonna! Madonna, non ho visto sta cosa! Fortissimo Lore! Esploso. L'ha veramente distrutto. Fortissimo quell'F smash di knockback. Sì, è tipo uno dei più forti, Dio. Ok. Mamma mia, non me lo sarei mai aspettato. Okay, dai, la può combeccare, ora ci credo, ora sono un believer. Non ci avevo creduto tipo fino a 15 secondi fa, però adesso ci credo. Ha trovato l'occasione, l'ha presa, ancora. Dai, frullalo, no. Ancora. Dani adesso rimane un pochettino più aereo, diciamo.
in certe situazioni, non riesce a connettere la grab, nulla, un po' di spodo già destra e sinistra. Dani, ancora pressione con il Bair, Whip Punish che non funziona. Ah, proprio da provare tipo un dash attack, secondo me era forse tuo addirittura. Ok, 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 adesso Lore sta cercando di rollare in, bravo. No. No, meglio di no. Di creare un po' di spazio. Ecco, oh, buonissimo, ecco. Reverse. Ok, resetta. Dai, come abbiamo visto prima, potrebbe killare pure in questa situazione, oppure potrebbe essere mandato a legge. Ok. Ancora, ancora. Io se lo riprova. Senza... ma che fa? È pazzo. Però aveva... non ci stava, l'avrei annunciato se non fosse stato per la piattaforma. Era leggermente fuori tipo tempismo di poco. Ok. Vento, quasi niente, qui però brutto. Gli ha condizionato. Stage potrebbe essere finita ed è finita, peccato. Sì. Dani. Peccato, ci stava. Dai, un bel set comunque. Sì, sì, lui l'ha tenuta sempre competitiva. Sì, sì. Dai, ci stava. 1-0 per senza troppi.